Penso che essendo l'ultimo della mattina e il sopravvivente di questa tavola rotonda, approfitto del fatto di tener conto di tutto quel tipo di informazione rispetto alla quale siete stati esposte o esposti tutta la mattina. Sì, adesso vediamo un attimo, così si sente? Non lo rendavo, più di tanto non posso. Quello da cui volevo partire è evidentemente tutto quanto avete già sentito ed è stato detto, è inutile ripetersi, e vorrei però a questo punto riassumere, prima di presentarvi alcune riflessioni, questi che ho messo su in inglese perché siamo in un contesto europeo, ma insomma sono delle cose semplici. Che cosa mi pare possiamo trarre da questa mattinata, sia dalla prima che dalla seconda tavola rotonda? Mi sembra che ci sia un accordo molto, molto solido su una diagnosi della malattia di cui soffriamo. È una malattia molto grave, sostanzialmente e tendenzialmente fatale. La salute sta cessando di essere un diritto e diventa un indicatore di disuguaglianza o un'espressione di disuguaglianza, e per questa malattia tendenzialmente fatale, anche se condivido quando diceva Vittorio stamattina a conclusione del suo intervento, non siamo pessimisti, non siamo disastrati, ma è un po' come quando c'è una malattia tendenzialmente fatale, per questa malattia per adesso non abbiamo risposte. Quando l'abbiamo sentito molto, per una malattia non abbiamo risposto, il collega europeo ha parlato del neglected diseases, il problema è di dire qual è la ricerca che c'è da fare per trovare eventualmente una risposta. Ricerca non facile, sempre per i dati detti stamattina, così cerchiamo di avere un pilot conduttore. C'è una piccolissima parte di attenzione a queste malattie trascurate o fatali, perché l'interesse è per i rimedi molto di successo nel mercato. Allora, siccome mi pare che uno degli obiettivi di questo incontro rispetto all'incontro europeo è quello di dire dobbiamo provare a cercare insieme dal basso delle risposte, il problema sul quale mi concentrerò è eventualmente non tanto di ripetere la diagnosi, perché se un paziente uno continua a dirgli si sta male. Poi c'è l'India, per fortuna, che va un po' bene, ma però dopo ha visto che nel frattempo va bene, ma l'investimento in salute è difficile. Allora, il problema è di vedere se riusciamo a fare una riflessione tecnica, non così soltanto di principi, per sapere se, ed faccio l'ultimo riferimento a quanto presentato, le raccomandazioni che un po' tutti hanno presentato, ma che mi pareva nell'ultima presentazione della nostra collega indiana che sta combattendo con il dengue, che non ha una terapia e la sta combattendo perché è un'infezione che è molto diffusa, quali di queste raccomandazioni sono eventualmente praticabili operativamente anche da parte nostra, perché prima che arrivino operativamente praticabili a livello politico si lavora. Perché la prima osservazione che io vorrei fare, e se mi passa la prima, le mie diapositive sono molto semplici, se mi passa la prima diapositiva, vado avanti con questo in mezzo, eccola qua, perfetto. Allora, la prima affermazione penso che sia importante perché è quella da cui dipende un po' tutto il resto. Adesso leggete, non è goals, ma dovrebbe essere goods, che significa beni, ed è dire che
è interessante da un vista proprio metodologico e culturale che abbiamo parlato moltissimo di disuguaglianze in tutta la parte che è stata presentata, poi alla fine quando si va a concentrare le cose uno ha parlato, i farmaci sono diventati i protagonisti essenziali. Allora uno dice, ma il farmaco per le disuguaglianze? Il problema non è banale, il problema è che il problema della salute è che, e Vittorio lo sanno molto bene, ma rischia di essere dimenticato, il problema è che i farmaci, come bene della salute, era in fondo la tesi della lista dei farmaci essenziali dell'OMS, a quel tempo, tempo preistorico, 77, i farmaci incominciavano a diventare un bene di mercato. Cominciavano, erano molto pochi. Se voi vedete la lista dei farmaci essenziali, la prima lista, farmaci tumorali, zero. Nemmeno quello che era allora già incominciava ad essere per, veniva citato stamattina da parte di Giorgio Duca, dei farmaci molto, molto antichi che servivano per la leucemia infantile non potevano entrare in lista, ma perché? Non per i costi, ma perché chi è che creava le condizioni di assistenza che permettessero di usare quei farmaci senza ammazzare i bambini? Perché il problema non è il farmaco, è la cura della leucemia, che è un percorso importante. Allora, quello che è diventato allora chiaro è che la sanità, già con l'85, la prima conferenza fatta sui farmaci essenziali internazionali, e da cui comincia l'ultimo rapporto scientifico pubblicato sulle riviste scientifiche per il Lancet, fanno incominciare la storia dei farmaci essenziali, cioè quelli importanti, non dal 77, ma dall'85, cioè dalla prima conferenza mondiale in cui l'OMS è costretta a confrontarsi con l'industria, perché l'industria dei farmaci è diventata la prima industria della salute che entrava sul mercato. Da allora i passaggi sono stati rapidissimi. L'85 sembrava un anno ancora, fate il conto che nell'85 noi facevamo la ricerca indipendente sul farmaci per l'infarto, l'HIV o l'AIDS stava ancora entrando e però nessuno discuteva che ci fosse un problema di mercato, era tutto problema pubblico. Se voi prendete una data, il 94, il 94 è una data che non viene molto citata, ma è bene ricordarla. L'84 è il momento in cui tutte queste cose di cui abbiamo parlato, TRIPS, tutto incomincia. Invece dell'OMS si è l'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che dichiara, ed è quello il problema, che tutto ciò che non importa dove, in salute o in economia, diventa bene di mercato, appartiene non alla sfera dei diritti delle persone, ma alla sfera dei diritti delle cose, cioè delle merci. Si crea cioè una separazione secca tra l'ordine delle cose che ha a che fare con le persone, che vengono semplicemente messe fuori, e l'ordine delle cose che invece hanno che cosa? Una loro legislazione, indipendente dalla legislazione dei diritti. Si dichiara cioè per la prima volta, in maniera formale da parte di tutti, che gli stati si impegnano, ovviamente con la pressione delle multinazionali, ma sono gli stati che si impegnano, lasciando da parte le multinazionali, a far sì che i beni abbiano diritti, senza dire e le persone no, ma sostanzialmente dicono quello. In Italia quello corrisponde col fatto che le unità sanitarie locali non sono più unità sanitarie locali, ma aziende sanitarie locali. E siamo con un governo di centro-sinistra amato e tutti i grandi costituzionalisti.
Allora, da allora sono successe altre cose. Allora, quello che è importante voglio dirvi per questa piccola cosa è di dire, quando parliamo dei farmaci o della sanità, non possiamo separare, questo penso che politicamente per me è una roba che lavorando come scrittore anche come Tribunale per Lui dei Popoli non riesco a capacitarmi, che le battaglie sulla salute sono condotte in maniera come se fosse un settore separato. È una delle espressioni dei beni, perché se uno dovesse ripetere i conti che stamattina sono stati presentati sui morti per cancro e tutto che sarebbe qui, e li mettesse per fame, non accesso all'acqua potabile, che vengono molto prima dei farmaci, ma molto prima, e pesano molto di più, tanto che i determinanti sociali, che perfino noi dimentichiamo che erano un rapporto dell'OMS, vengono citati come un contesto, ma come se si dicesse su quello non c'è niente da fare, i poveri saranno sempre più poveri. Le riviste che pubblicano tutti i dati presentati, da Cavalli, da Davide e tutto, pubblicano tutti i numeri dei dati che dicono la disuguaglianza aumenta e con la disuguaglianza l'inequità. Diagnosi a posto, una volta che uno ha fatto la diagnosi, il dovere morale è come? Allora, come fare? Un primo problema è quello di avere della salute, un primo dovere che è quello di metterlo effettivamente nel dibattito insieme al resto, altrimenti si fa la battaglia sulla salute, la battaglia sull'acqua, la battaglia sul cibo, la battaglia, e ogni volta sembrano dei capitoli diversi, che non è vero, perché le stesse regole che si applicano ai farmaci, alla salute, si applicano all'acqua, tutte queste regole, e tutti quelli che vanno in questi paesi sanno che per mancanza di acqua potabile muoiono molto più bambini di tutti quelli che muoiono per mancanza di ossigeno in India. Come pure, come muoiono molte più persone non per l'assenza dei farmaci da cancro, ma perché non arrivano nemmeno a fare la prima diagnosi. E cancro potrebbe essere delle malattie croniche, renali, non renali o altre cose. Allora, è importante questo perché altrimenti anche le multinazionali, che sono quelle più potenti dei farmaci, che hanno concentrato tutto, ricordiamoci che la tedesca Novartis, facendo i suoi accordi o meno con Bayer, è quella che controlla tutto il mercato dei pesticidi. E guarda caso, è quella che sta controllando in Europa il problema del mantenimento sul mercato del glifosato. E guarda caso, i rapporti sulla falsificazione dei dati sui pesticidi hanno portato recentemente degli americani a accusare lo IARC di manipolazione dei dati, come noi accusiamo le multinazionali di non pubblicare i dati dei farmaci. Cioè, i meccanismi sono uguali ed è importante che abbiano evidentemente a che fare con una battaglia generale che ha a che fare con la domanda, ma i diritti delle persone hanno ancora un diritto di cittadinanza oppure no? Se non si risponde a questa battaglia che è politica, evidentemente il resto sarà una rincorsa del prossimo obiettivo. C'è stato l'epatite C, poi c'erano i farmaci antitumorali, poi c'erano i farmaci cellulari, poi c'è, cioè è creare sempre orizzonti che abitano a concentrarsi su un aspetto. Ora io quello che vorrei ragionare è di dire quello che dobbiamo continuare, perché tanti li cominciano a già fare, lo fanno, questa la giornata di oggi è un'espressione di questo, e di provare un attimo se abbiamo anche la capacità di cambiare un po' il linguaggio con cui noi ci abituiamo a pensare che le realtà di cui parliamo siano ben definite. Ed è importante perché quando voi vedete tutte le battaglie sembra che chi ha definito le cose, TRIPS, tutte queste cose, è tutta gente che ha delle idee molto chiare. I trattati di libero commercio sono queste e quest'altro, le regole sono queste e quest'altro, si obbedisce punto. Le uniche cose variabili sono le definizioni che definiscono i diritti. Allora, proviamo un attimo a vedere. Un farmaco è essenziale, come veniva detto nella lista dei farmaci essenziali. È essenziale, che cosa significa?
uno può dire è essenziale in psichiatria, quali sono i farmaci essenziali? Ma perché? Ma perché la psichiatria è scomparsa come psichiatria, non come farmaci, dalla nostra attenzione. A nessuno interessa più niente la psichiatria e l'hanno fatta scomparire i pazienti, anche se i farmaci adesso della psichiatria non sono più cari, che li possono tirare dietro, li danno magari inutilmente. Ma il problema è che la popolazione dei malati psichiatrici è scomparsa nel dibattito, nei servizi sanitari, nei livelli essenziali di assistenza. Che cos'è essenziale per un malato psichiatrico? Non certo un antipsicotico. È necessaria una rete sociale, è necessario un supporto sociale. Ma chi ci pensa? Non è manco più nominato. Queste cose cioè scompaiono, come scompaiono tutti i determinanti. Sono, guarda adesso il dibattito che c'è stato sui salari di cittadinanza, gli anziani, le pensioni. Uno ha fatto i conti quando ci sono, di quali sono i bisogni delle persone che sono povere quando hanno delle pensioni di questo tipo qua. E poi tutti in sanità, la Lombardia, discute della salute di questa gente, prescindendo dal fatto che questi sono talmente poveri che vorrebbero morire, così almeno non ci pensa manco più. Allora, noi abbiamo proprio un bisogno di una ridefinizione di quello che è la qualificazione di essenziali, perché quando abbiamo fatto la prima lista, in effetti, il principio c'era, no? Il farmaco essenziale non viene definito come un bene di commercio, non è il farmaco che è quello che guarisce questo tumore per 8 mesi, ma è dire, guardate che i farmaci essenziali sono quelli che si è visto che hanno a che fare con la dignità e la durata della vita. Prendete i farmaci antitumorali. Quando un farmaco è essenziale? Se uno ha un'aspettativa di 6 mesi di vita e quello lo prolunga di 30%, che è tanto, e si dice che la prolunga di 2 mesi, a costo di 40.000 euro per ogni 2 mesi che viene moltiplicato, con effetti indesiderati, quel farmaco è essenziale. È un diritto di vita, è un diritto pubblico di vita, non per negarli, ma per costringere il mercato a definire l'efficacia nei termini reali. Se io dico che un farmaco mi migliora la qualità della vita per una persona al costo di 80.000 euro all'anno, perché faccio così, e questo significa moltiplicato che la collettività, articolo 32 della nostra Costituzione, assicurare ai singoli e l'interesse della comunità, le due cose insieme. Allora, essenziale è definito sul bene o sul collettivo della popolazione? Questo è un problema non soltanto per l'Italia, ma per l'Europa. Se l'Europa si presenta in effetti come si presenta, come un non soggetto, un po' come si è presentata adesso rispetto alla Spagna o altre cose, evidentemente la sua credibilità anche a livello delle multinazionali o di così è zero. Sono dei poverini che continuano a ripetere le loro chiacchiere senza accorgersi che il mondo è un po' diverso. Non per niente quando l'India, che non è l'Europa, è un mercato, si è messa, mi ricordava anche Vittorio, giustamente sottolineando questo, a fare la voce un po' grossa, perché poi è rimasta sola, perché nel frattempo hanno fatto fuori il Brasile. Ma se l'India, il Brasile e il Sudafrica, come hanno fatto al tempo delle crisi, si mettevano insieme, voglio vedere le multinazionali che rinunciano a un mercato di espansione che può toccare a questo punto anche la Cina o il Brasile. Allora, il problema è veramente un problema politico ed è il problema di ridare cittadinanza, quando parliamo di queste cose, accanto o sopra le statistiche presentate, a una loro qualificazione che ogni volta rimanda alle popolazioni reali che stanno dietro queste terminologie, perché anche in questo campo qua, quando uno dice uno deve essere il farmaco accessibile, e però in un contesto di un sistema
critico, preciso, accessibile in Italia o in India o in Brasile o in Burkina Faso o in Ecuador, soltanto per dare l'idea dei paesi con i quali sono entrati in rapporto negli ultimi tempi proprio a livello di governi, perché i governi, noi per primi, non sappiamo identificare dove sono i contesti più sfavoriti per l'accesso ai farmaci. Cioè, che cos'è il contesto di vita in questo senso qua? Stamattina Vittorio, se non mi sbaglio, non ho sentito male, diceva per la Lombardia, il meccanismo perverso, e non è a che fare con i farmaci, giustamente, con cui uno crea una cosa che sembra organizzativa, liste d'attesa, e pian piano è invece parte di un circolo vizioso per avere l'obiettivo vero, che è quello di dire: io devo squalificare il pubblico, dare l'idea che il privato vale, che poi non è vero, perché è tutto un avallo, sappiamo tutti di quelli che c'è di fare lista d'attesa anche nel privato se non ha una capacità di pagare forte. Per cui quello che si sta cancellando è questo rapporto tra la vita, i diritti alla vita, la salute e i contesti in cui quello si sviluppa. Allora proviamo a finalmente cerco di finire. Allora a questo punto il problema è, e adesso lo faccio in maniera semplificata, ma sono contento che è stata molto citata, io non so più cosa parlavano i miei colleghi, questo è un dato generale, così si possono adattare. Allora il problema è perché i farmaci, ma a questo punto la sanità, nei nostri discorsi politici nostri magari sì, ma noi non abbiamo peso politico magari, ma nei, avete mai sentito ormai negli ultimi non so quanti anni nella politica di qualsiasi colore parlare in una maniera comprensibile o anche soltanto banale nei piani politici di sanità intesa come proprio dignità della vita, diritti delle persone? La sanità è scomparsa, non se ne parla più. La scuola ne ha parlato per fare la cosa della buona scuola, e la sanità, ricordiamoci, è molto vicina alla scuola per tutta la formazione. Chi è che forma le persone a capire quali sono i meccanismi con cui si formano queste cose? Allora, il problema è che se noi non ridiamo una capacità alla politica di discutere effettivamente quali sono i fattori su cui si può influire. In fondo, i capitoli che la nostra collega indiana diceva con tutte quelle raccomandazioni, io qui l'ho sintetizzato sapendo certificare quello che era stato un primo inizio, quando nei trattati, nel secondo incontro di questo convegno mondiale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, si parlava del controllo anche dei beni pubblici di primaria importanza, si è introdotta una clausola di eccezione, che era quella che veniva citata in qualche maniera da varie parole. Perché quando un paese, molto semplice, come la definizione essenziale, quando un paese ritiene di trovarsi di fronte a un problema di salute pubblica, i trattati di libero commercio non valgono. Bello, diretto. È come dire, io ho un problema trastuzma di controllo del tumore della mammella in India, problema di salute pubblica, in termini classici il tumore della mammella non è salute pubblica, perché tutti sono verso la salute pubblica, il medio ambiente, tutto questo. Se uno dice, guardate, è un problema di una maggioranza importante, e metto sotto tutte le donne dell'India o quelle che sono a dire voi avete diritto a questo farmaco al prezzo che diciamo noi, come la dente eventualmente per l'epatite, non possono mica fare niente, possono far tanto le multinazionali ripeto non agiscono per loro conto, agiscono i loro tribunali che sono approvati in un certo modo, e basta dire che uno di questi tribunali che è legale per il commercio è illegittimo per i diritti. Ma io dobbiamo fare tutti gli avvocati, è un termine assolutamente principio. Se io ho da scegliere tra un principio in cui mi dicono per essere nella medicina, io trovo un malato che mi arriva in pronto soccorso in una certa maniera, la legalità dell'ospedale dice che su quel malato qualcuno non deve fare cose o bisogna farle prima di chiedere qualcosa, oppure che non posso utilizzare una certa cosa,
il principio legittimo di legalità, di legittimità, di dire io devo fare una cosa perché sennò questo vuole. A questo punto io divento, faccio crescere il concetto che la legittimità delle persone è più importante della legalità, delle leggi e delle procedure. Il principio non è così teorico, nel senso che poi i paesi ricchi lo praticano. La clausola di Doha, in questo senso qui, che è stata applicata per prima al volo, e per una ragione assolutamente fantastica da parte del RA, è stata applicata dal Canada, che ha detto, siccome mi hanno detto che c'è il rischio del carbonchio più vicino, io dico alla Bayer, la tua patente su questo farmaco non mi serve per niente, io faccio quello che voglio. Il problema è che l'Europa non fa nemmeno una discussione sulla possibilità di avere una politica europea. Discutono su Lima, Milano, Danimarca, Amsterdam, eccetera. No, non fanno aspetti niente, ma quello che è peggio, l'Europa si mette dalla parte delle multinazionali a sostenere le politiche delle multinazionali anche negli altri paesi. Per cui anche nei paesi dell'America Latina, oltre che l'assenso di questi farmaci, in molti di questi paesi farmaci normali costano molto più che da noi, avendo dei salari molto più bassi. Perché a questo punto, vedendo che l'Europa sostanzialmente dice ci va bene così al di là delle chiacchiere che fanno prezzi alti, ma l'Europa è assolutamente, l'Europa come politica è assolutamente schierata con le multinazionali, ma non nel farmaco, con tutte le multinazionali, perché altrimenti non potrebbe essere schierata, se no metterebbe in competizione le multinazionali. Ma le multinazionali tra di loro non vanno in competizione e fanno i loro pacchetti così. Però tutto questo o rientra nel linguaggio effettivamente politico, oppure potremo soltanto, purtroppo, fare un monitoraggio molto attento di quanto la malattia fatale della privatizzazione della medicina non soltanto è fatale, ma effettivamente continua a ammazzare sempre di più gente, insieme a quella della fame, a quella dell'acqua, a tutte le cose in qualche modo che hanno a che fare con la vita. L'ultimo, così, una delle cose, e lo facevo banale, ma poi oggi in questo momento posso rimandare alle raccomandazioni che venivano fatte prima dall'India, selezionandone alcune per fare diventare una effettivamente una piattaforma politica su cui insistere in accordo, visto che sono i verdi, l'arte e tutto, perché occorre creare anche proprio una competenza comune tra esperti. Il collega che era stato qui prima e che parlava delle universities, che lavorava sui farmaci essenziali nella rete delle università, voi provate a vedere quali sono le università, incominciando da Milano, Roma, in cui c'è qualche giurista che capisce qualcosa di questi problemi di farmaci. Altro problema. E qualche economista che capisce qualcosa del diritto, del valore di... è rigorosamente compartimentato, ma è un vecchio problema. Quanto più io separo, tanto più controllo. Allora, a questo punto è chiaro che il problema è di vedere un po' come creiamo pian piano dei linguaggi e delle categorie che permettono di formare un'opinione pubblica che non parla in maniera compartimentata, altrimenti, come in tutte le strategie di gruppo, ognuno difende la sua cosa. Voi pensate, il problema che abbiamo dei migranti, noi stiamo preparando un tribunale come il Tribunale dei Popoli sui migranti, c'è una quantità di gente che lavora sulla migrazione in Italia che è fantastico dal punto di vista anche della... ma qual è il peso politico che riusciamo a dare? Appena sono venuti fuori tre articoli sui giornali in cui si diceva che il decreto Minniti, grande genio della politica, ha bloccato i flussi degli immigrati, tutti hanno pensato che fosse vero. Ha detto, è vero, non, ce ne sono meno. La seconda parte che diceva, perché sono triplicati gli abitanti o i torturati dei campi di concentramento in Libia, mi hanno detto, vero che era un altro problema di politica estera. Da quel punto in poi i migranti non erano mica più migranti, erano
erano i protagonisti di un film come quello di Segre, che è proprio la strada del potere. Allora, la sanità deve essere portata ad essere questo problema trasversale, indicatore di diritti e due cose banali, che possono essere anche tipiche per essere anche didattiche, in ogni paese, perché il mondo globale ha bisogno, come ha detto prima, come l'India, di tanti antagonisti, perché se si muove soltanto sull'India preme, se l'India si muovesse con il Pakistan piuttosto che con un'altra comunità, è come nelle guerre. Le multinazionali sono grandi esperte di guerra, la fanno tutti i giorni, una guerra chiamata a bassa intensità ma ad alta mortalità, perché le morti che ci sono da questo, avete visto, competono con le guerre di Siria e di tutte queste cose. È proprio un bombardamento quotidiano. Allora, se in ogni paese, Italia per prima, ma anche negli altri paesi, alleandosi, scambiando esperienze, uno almeno potrebbe dire che se facciamo una scelta di, e a questo punto è molto, dovrebbe essere comprensibile, se non sono stati incomprensibili, che al posto di farmaco voi mettete interventi per la dignità della vita, a questo punto lo dice, se io ricomincio a dare una visita e dico per ogni paese, alle persone che hanno problemi mentali, qual è il pacchetto essenziale? Chi è che ha fatto politicamente una rilettura, per dire da parte nostra, di quanto i livelli essenziali di assistenza che vengono presi per rimborsare corrispondono effettivamente a dei diritti accessibili? Perché il diritto dichiarato non esiste, è là. Se il diritto alla salute non è applicato, non arriva a quelle persone lì, è di fatto una violazione di diritto, perché io prometto una cosa e poi non gliela do. E allora a questo punto, se noi ci riabituassimo non a parlare soltanto, perché le diagnosi sono importanti, questo sì, ma andare a vedere come si applicano alle diverse popolazioni, ai diversi paesi, ma in realtà è che effettivamente noi incominciamo a parlare delle popolazioni. Noi in questi giorni, e scusate, finisco Vittorio, questi giorni discutiamo, speriamo che arrivi a qualche cosa, anche su tutti i problemi delle cure palliative, ma il problema di tutta la parte del fine vita. Questo ha qualcosa a che fare con la sanità, i farmaci e i costi oppure no? Allora, chi è che sa come vanno nelle terapie intensive? Chi fa ricerca in terapia intensiva? Qual è il problema delle terapie intensive? Che farmaci si usano? I farmaci in terapia intensiva come costo sono bassi e la decenza che è altissima. Come fare? Non per ridurre i costi, ma per far entrare il percorso in una maniera che effettivamente dica quali sono i problemi per cui non ci siano delle eventuali differenze d'accesso in tanti posti in giro per l'Italia, a che costi, con che vantaggi. Perché anche in quel campo noi creiamo certe volte molti pazienti che sono poi invalidi. Non per non cani, ma per fare ricerca, e invece non c'è ricerca. Ma voi prendete a questo punto tutta la parte dei farmaci di seconda, terza, quarta linea nei tumori. Avete un'idea di qual è il peso del costo dei farmaci per tumore che guarda delle persone che hanno delle aspettative di vita di pochi mesi e che sono mal informate sul beneficio o meno di queste cose? Di nuovo, non è per risparmiare, ma per dare l'idea che non si può separare un capitolo per dire ma questo paziente ha il diritto per questo. In America Latina sono arrivate a fare ormai delle lotte costituzionali per i singoli da parte dei ricchi, perché se un paese non ammette il farmaco per il costo, è chiaro che i ricchi si trovano anche loro una volta tanto a pagare e non gli va bene. Allora cosa hanno fatto? Hanno messo sotto degli avvocati che hanno detto no, il diritto delle persone di questo paese a ricevere i farmaci a qualsiasi costo è un diritto costituzionale, e le corti
che guardano alla legalità della finanza pagano. Per cui in Brasile, per dovere ordine di un giudice, non l'hanno fatto per Tibella e questa roba qui, prendono i farmaci paradossalmente al costo del mercato internazionale, solo che riescono a fare una causa allo Stato, che magari muore di fame, perché non gli dà un farmaco oncologico più caro. Cioè, vuol dire che i giochi, i trucchi si possono fare. Il problema è di non fare trucchi, ma di dire mettiamo in evidenza qual è effettivamente il problema, l'ho detto prima per la psichiatria, la demenza, tutto ciò che non ha farmaci, ma è un problema. Adesso è diventato molto di moda in Lombardia, non parliamone di parlare, ma in Europa questo è diventato incredibile. Provate a vedere chi è che fa ricerca e le ricerche che si fanno sui pazienti fragili e complessi, che danno di una grande attenzione a questi pazienti. Poi di fatto quello che vanno a vedere sono quanti farmaci prendono, se vanno più o meno con i farmaci anticonvulsivanti, con i lipidi, il farsi carico della fragilità delle persone, proprio soltanto andare a vedere se questi qui hanno tanti farmaci o meno. È chiaro che no, ma di tutto questo anche la ricerca non se ne interessa. Ed allora evidentemente il problema che si pone è di sapere poi quanto queste cose, e sarebbe evidentemente molto importante, possano diventare effettivamente argomento di un dibattito politico europeo, in cui anche soltanto come dimostrazione culturale da mantenere si dichiara che non c'è cura per la salute se il problema non viene affrontato usando la salute come indicatore che fa capire alle persone qualche cosa, ma che tocca tutti gli altri campi dei beni che hanno a che fare con la vita, ma purtroppo sono controllati da una organizzazione che è disinteressata formalmente alla vita e che non accetta le variabili di vita come criteri di riferimento. Grazie.